Sanremo. Si parla col microfono, non lo sapevo, pensavo. Però non solo quello col microfono, si canta anche. Pure. Ma tu hai cantato divinamente, un momento più bello, emozionante. Avevi dei dubbi? No, io non li avevo. Anzi, a tutte le signore, perché ero in sala, ho detto: guardate che adesso arriva Albano, pelle d'oca, perché è il più bravo a cantare. No, è più bravo no, è uno che si difende bene. Come Acuti ti difendi molto bene. Le cose più alte della mia vita sono proprio gli Acuti. E quando ero verde ho preso delle cose che quando le riascolto dico: ma come è stato possibile? Bene, è stato possibile. Ma per fortuna, sai, ci stanno dischi che lo rappresentano. Oggi mi sono fermato al Do, ma prima arrivavo al Re, al Fa, al Mi, cose da pazzi. Possiamo dire che comunque Sanremo non esiste, non è la stessa cosa se tu non ci sei su quel palco? E secondo me si avverte che io ho la sanremite acuta. Io ci sono anche quando non vengo a partecipare, perché sono vissuto proprio nel mito di Sanremo fin da ragazzino. Potrei dirti tutto ciò che è successo in questi anni nel Festival di Sanremo. Ma qualcosa che si può raccontare? Come no, certo, ma non raccontiamo. Faremo una trasmissione a parte. Eh certo, non vedo l'ora. Allora, io quando guardavo Sanremo, per me è iconica la tua partecipazione ogni anno. Ma tu quando eri piccolino, cosa guardavi a Sanremo? O comunque che cosa seguivi a inizio carriera? Quando ero piccolino c'erano solo due televisori a Celino San Marco. Uno piazzato nella sede della Democrazia Cristiana, l'altro nella sede del Partito Comunista. E noi ragazzini ci infilavamo dove potevamo, perché era già un miracolo poter vedere, anche se solo, perché allora Sanremo durava un'ora e mezzo. Però non mi perdevo un minuto di tutto ciò che succedeva, perché il giorno dopo dovevamo cantare. Non avevamo registratori, però la mente si allenava a registrare tutto ciò che... E le canzoni più giuste già diventavano nostre, dico al plurale perché eravamo una banda di ragazzini, tutti amanti della musica. Sanremo per noi era come una specie di Natale pagano, ci regalava tutto questo meraviglioso regalo delle note. E con le note noi vivevamo. Tu lo sai che la musica è una gran medicina. E noi vivevamo e ci nutrivamo di quella medicina. Quindi un talento incredibile. Tu sentivi una canzone e poi ricantavi. Esatto. Pazzesco. Vabbè, d'altronde sei il grandissimo Albano. Hai seguito Sanremo in questi giorni? È Sanremo che ha seguito me in questi giorni. Allora senti, non ho avuto modo proprio di purtroppo di seguire Sanremo. Ma d'altronde eri così impegnato a cantare con gli altri due cavalieri, siete tre bei grandi cavalieri. Tu pensi che per coronare quel sogno ho saputo attendere 27 anni. Veramente? Quando per me ormai, vabbè, Gianni non si deciderà mai. È stato proprio lui a decidere di fare questa cosa meravigliosa al Festival di Sanremo. E non soltanto quello. Allora, voi avete annunciato la data sul palco dell'Ariston, un compleanno speciale, il 18 di maggio all'Arena di Verona. Confermo, 18 di maggio all'Arena di Verona. Sarà una cosa stupenda. Ma io ho una lista però di tuoi live. Si parte il 18 di febbraio ad Alessandria e poi si conclude l'11 maggio a Bolzano. In mezzo troviamo il 28 di marzo Torino, il 4 aprile Roma. Insomma, poi tutte le date le trovate comunque online. Veramente non ti fermi mai. E che ho fatto di male? Io sono un moto perpetuo, devo stare sempre in movimento, e solo così si caricano le batterie mie interiori, capito? Però non ci puoi lasciare senza dire qualcosa di questo tour, che cosa succederà? Intanto il titolo di questo tour è La mia vita, e io farò in modo che la mia vita diventi la nostra vita, perché la musica è un collante. Abbiamo vissuto tante esperienze, tanti decenni di momenti fantastici, momenti meno fantastici. Abbiamo attraversato l'era delle Brigate Rosse, del potere operaio, purtroppo anche della morte del grande Aldo Moro, cioè tutte quelle cose che l'Italia non meritava. Però siamo ancora qui per poter dire quei momenti, siamo riusciti anche a cancellarli, più che cancellarli, a sotterrarli.
perché non si cancellano purtroppo quelle cose. Bene, siamo qua pieni di energia, siamo qua pronti per incominciare le nostre sacrosante battaglie quotidiane e con la voglia di fare sempre e seminare soprattutto del positivo, perché non c'è cosa più bella quando tu dal tuo anima, delle tue azioni nasce un positivo e lo metti a disposizione degli altri. Io lo faccio da sempre. Ma durante questi live ci saranno i tuoi figli? Perché sono tutti artisti, chi presenta, chi compone, chi fa musica. Sai che non ci ho pensato, però mi stai dando un'idea. Vedo dove stanno, se ne hanno voglia, se... Bella idea, grazie. Allora chi te l'ha data questa idea? Georgia? Georgia! Wow, Georgia! Minimo all'Arena di Verona, il 18 ci voglio essere, perché vivo lì a 2 metri dall'arena. Vai a te se non sarai. Mamma mia, grazie, che onore aver intervistato Albano. Che onore aver fatto un'intervista con te. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.